Eccoci qua con Francesco Poesio che riesce a portare qua la nazionale tutte le stati e renderla felice, riesci a portarli in questa bellissima palestra nonostante l'alluvione, cioè questa è veramente la prova del 9 per te? Sì, sì, ogni anno c'è sempre una prova del 9. Esatto. <ride> Ogni anno che sono in questa società ho sempre avuto prove del 9 ma anche del 10 mi sa. No, no, però dai, le superiamo la grande perché la Ginnastica Riccione è sempre una squadra molto unita. Certo. E le persone che lavorano, dai, voglio dire, ci mettono tanta passione, tanta, mh, tanta certezza, e quindi, comunque, insieme ci si aiuta. Certo. Poi è ovvio che mh, lo facciamo per tanti motivi, soprattutto perché siamo appassionati, soprattutto perché crediamo in quello che facciamo. Ma soprattutto per dare sempre un servizio a tu tutto l'esterno che arriva qui, sia certo. del territorio, con i, con i ragazzi, i bambini che comunque abbiamo annualmente che ci frequentano come società, <coughs> ma anche per società esterne, nonché per la federazione certo. ovviamente. Certo. Ma quest'anno com'è andata? Come avete vissuto questa esperienza dell'alluvione? Anche perché mi hai detto che eh, ha colpito anche la vostra palestra. No, no, ha colpito sì perché diciamo in maggio, era il 18 maggio, quindi comunque quando è arrivata questa alluvione ci siamo ritrovati nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti con acqua e fango che entrava all'interno da sotto le porte, insomma, di sicurezza, oppure no, perché comunque dai colli arrivava l'impossibile e ovviamente i tombini non tenevano più perché il vento soffiava contro il mare sì. e quindi si sono alzati tutti e di conseguenza praticamente è iniziato a diventare una piscina qui nel, nelle zone adiacenti e quindi incominciava a penetrare acqua, quindi abbiamo ricevuto, diciamo, acqua e fango mm -hmm. sia in palestra, nei tutti gli uffici, nelle buche, insomma. Quindi... buche, gommini, mm. galleggianti. Neanche i brividi, vado a pensare. Libro. E quindi no, non ha salvato niente, nel senso che è arrivato dappertutto, sì. e quindi abbiamo dovuto poi chiaramente sostituire molte attrezzature, ma innanzitutto mh, complimenti a chi ci ha aiutato, anche Protezione Civile, ma anche imprese mh, di pulizia e uh -huh. tutto, perché noi in soli cinque giorni barra 6 siamo riusciti a ripristinare un po' sì, sì, sì. e mettere in sicurezza l'ambiente per poi riaprire di nuovo. E poi dopo, adesso da circa una decina di giorni, quindicina, abbiamo anche diciamo, tra l'altro, riattrezzato un po' la palestra, perché abbiamo di fatto tutti i diciamo i bordi buca. Sì. E tutti nuovi, giusto? Tutti, sì, i bordi buca, tutti nuovi, sì, sì, della GeoGym sì. e anche insomma i, i cubotti. Sì, sì. Sono... Infatti vedo i cubi color verdi, non li avevo mai visti, i verdi. Eh, sono bellissimi sì, quelli sono lì. Belli. Sì, sì. Adesso quelli che siamo riusciti a salvare sono sotto, però okay. poi sopra abbiamo messo tutti gli altri. Questi sono proprio carini. sì. sì, sì. Poi... giusto colore di una città che sta sul mare, sembrano delle piccole onde. Bravo, poi il verde, acquamarina, eh, l'azzurro, sempre colori bellissimi. Poi abbiamo preso queste strisce insomma rosse mm -hmm. del corpo libero, perché nella zona adiacente erano tutte rovinate. sì eh, nonché anche le, le zone arrivo alle travi okay. d'allenamento sia a destra che a sinistra sono quelle, quelle lì, verdi okay. che vedete sotto. Che sono sotto sempre Tutte della, nuove sì, sì, sì della okay. GeoGim, insomma, così. E, e tutto e questo con un tempo ve velocissimo. Sì, sì, no, infatti volevo ringraziare. Uh, a parte la federazione che ci ha aiutato, ma soprattutto devo ringraziare la GeoGim. Voglio ringraziare pubblicamente il, tutta la società GeoGym perché comunque uh, ha stoppato tutto, soprattutto a partire da Alberto Cristaudo, che è il, che è il, diciamo, il capo dell'azienda, sì. ma anche Alberto Bialero, insomma, tutti sono messi a disposizione per far sì che queste attrezzature arrivassero prima possibile a Riccione, visto che sapevano che comunque ospitavamo collegiali delle migliori allieve 3 e 4 d'Italia, collegiale questo di Enrico, insomma con Grazie. le migliori ginnaste cioè. italiane, ma si sono anche resi conto insomma, che una società aveva subito un'alluvione e quindi comunque allora mettersi a disposizione supportate. di vista. Quindi questo lo ringrazio pubblicamente perché sì. le persone vanno riconosciute, quindi è importante questa cosa fantastico e comunque questo è stato un anno di grande soddisfazione per te perché sei riuscito a portare velocissimamente la tua squadra in A1 avete avuto questo, questo grande cioè raggiunto questo gol straordinario sì sì infatti e... l'alluvione sono le lacrime nostre che sono scese <ride> di tutta Italia <ride> sono arrivate, no. doveva Par proprio venire giù un'alluvione perché se, se andavate in serie A1 cioè. sì, no no a parte questo scherzo e, no no sì sì noi oh, anni fa Ah, mi, mi pare che fosse per una vittoria dei campionati del mondo la Ferili disse se l'Italia vince io mi spoglio, giusto? Una sì. cosa del genere Io questa promessa non l'ho fatta <ride> ma per l'incolumità delle persone che mi avrebbero visto quindi non... <ride> no, 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 però nemmeno alcune collaboratrici non l'hanno fatta quindi no, 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 noi abbiamo fatto, la promessa era quella di far crescere questa società io sono arrivato in questa società nel 2017 adesso sono praticamente 6-7 anni che sono qui e la promessa è stata sempre quella di, di portare questa società più in alto possibile certo. ed è stato insomma non solo per la serie A ma stiamo cercando di crescere in ogni settore, comunque anche con i bambini sono molto aumentati, mm -hmm. noi facciamo ginnastica dai 3-4 anni dalla motricità fino agli ultra 80 anni ginnastica okay. dolce. Quindi la ginnastica anche acrobatica per sì, adulti? Sì. sì, sì, la sera sì, sì abbiamo sì. un corso si chiama Workout Gym che è un corso comunque con basi di artistica acrobatica dove nella prima parte si fa preparazione fisica di un'ora eh, la faccio anch'io eh. a bologna ma la faccio anche acrobatica la adoro venire una sera a provare da noi cioè io invito ufficialmente il presidente della ginnastica riccione un vi invita ufficialmente chiara sani a venirsi a allenare alla okay. ginnastica riccione una volta L invito accettato mi tieni tu il flick Me lo tieni tu sai, Ti sai tenerlo fare tutto quindi <ride> se viene lei facciamo <ride> <Fantastico>. <ride> no. Okay. No, no, no. no comunque quando vuoi sai insomma ok e poi niente. No, di, per il resto. E poi hai portato la grande Elisabeth Saitz in squadra quindi la campionessa tedesca, certo, certo. una stella delle, delle, della, della ginnastica mondiale, certo. Sì, 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 no, no, ci, ha fatto, ci ha fatto un bel regalo. Comunque è stato un supporto veramente importante quello di Elisabeth che tra l'altro faccio i complimenti perché pochi giorni fa si è laureata campionessa assoluto in Germania. Esatto. E anche campionessa alle parallele per la venticinquesima volta, esatto. giusto? Esatto, cioè, okay. vabbè, ma lei è la ginassa più forte tedesca ma comunque soprattutto è una persona speciale perché comunque nel momento in cui è arrivata a Riccione con la sua empatia ha catturato tutti. Okay. Infatti dicevo... Ma una tedesca molto empatica, eh, <ride> diciamo, no, ma è di un'empatia che fa paura, ma comunque soprattutto ha legato molto con le ragazze, mm -hmm. quindi con l'ambiente, molto rispettosa, grata, quindi veramente una miscela perfetta. Dolce, solare. Sì, sì, sì tantissimo. Cioè, non... Ma mi parlava bene di lei anche la Sabrina, la Giorgia mh, di Sigoa, no? Perché. Mm -hmm. Sigoa, a parte che è un nostro partner ormai perché veste per le nostre ragazze, ma soprattutto la testimonial in Germania è una, una testimonial tra le varie di Sigoa, e Elisabeth certo, Seitz. Certo. Da anni mi parlavano molto bene della sua sensibilità, ah, sua okay. empatia. E effettivamente ho riscontrato e confermo quello che, dice, che, che bello, dicono così. le sorelle Buzzi: della... che salutiamo, sì, sì. che adoriamo Ciao, sempre, altro. sempre. No, Sabria <ride> e Giorgia sono, sono tanta speciali. roba. Sì, sì, sì. Cioè non, cioè ci troviamo molto bene quindi. Noi siamo molto legati ai nostri sponsor, alle nostre cose. Anche con Adidas abbiamo una partnership ormai che è dal 2018 anche quindi, perché poi Dio li fa poi li accoppia se c'è empatia come dici giustamente tu e c'è una siamo, le persone sono della stessa pasta poi si, sì, si uniscono sì, sì sì no no assolutamente no no vabbè guarda dare d'accordo non ci vuole molto io dico sempre che quando uno chiarisce le cose all'inizio è trasparente difficilmente hai problemi il eh, problema è quando tu non riesci a stabilire le cose prima no quindi esatto. però questo è un ingrediente importante per poter crescere come società poi dopo ci tengo anche a ribadire a dire che negli anni sono arrivati dei molti collaboratori, allenatori nuovi e sono sempre più performanti perché adesso ci vantiamo di avere te un tecnico nazionale addirittura, due tecnici o tre addirittura quasi eh, federali tecnici regionali, societari, cioè certo. tutti di federazione, quindi questo è importante, io lo dico sempre. Cioè io dico alle famiglie sempre: informatevi quando date le mani, nelle mani di istruttori o società i vostri bambini non guardate al prezzo, non guardate, guardate agli strumenti che sono omologati, certificati certo. e soprattutto guardate nelle mani di chi le mettete, cioè gli allenatori devono essere qualificati certo. perché oggigiorno molte società risparmiare anche no? non, per amore del cielo però magari ci sono ragazzine o ragazzine che non hanno nemmeno fatto un corso non magari non hanno certo fatto un corsettino futuro, di ente promozionale sì. che non vuol dire niente non sono formati cioè, come allenare un tecnici. bambino una bambina sì. anche non agonista è un senso di responsabilità dal punto di vista psicologico di vista, cioè vuol dire sì. prendete le persone Qualificata, certo. cioè, questo è importante sì, sì. e questa è una società dove tutti gli allenatori, tutte le persone sono qualificate, certo. è in regola ovviamente. Quindi. Allora, adesso tu sei in serie A1, abbiamo visto la Saiz in squadra, ci sarà ancora la SAICE? adesso diciamo i presupposti ci sono nel okay. senso che comunque lei è stata piacevolmente colpita del nostro ambiente del, di questa stagione, chiaramente era a Mina 2, quindi lei è una ginnasta sicuramente da 1, esatto. cioè da top è e dimostrate. quindi adesso siamo in A1 questo io già ne abbiamo parlato con lei lei chiaramente ha piacere di poter proseguire questa esperienza okay. credo che ci aggiorniamo per bene dopo i mondiali, nel okay. senso che lei comunque stiamo parlando di una ginnasta che ha 30 anni, una ginnasta che comunque punta mm. all'Olimpia di di Parigi del 2024, mm -hmm. qui dobbiamo capire un po' fisicamente come si sente. Come no, Cosa certo, dicevo? lei è una ginnasta che può fare tranquillamente due attrezzi. Certo. Tre quelli che sono, ma eh, ci siamo detti che l'intenzione c'è da tutte le okay. parti. Vediamo un attimo, intanto. Stiamo elaborando le migliori cose per presentare una squadra degna della Serie 1. Okay. Hai qualche news, qualche scoop da rivelarmi così proprio per Al momento? Un po' una cosina, uno mm. shortino. Al momento no, <ride> siamo in fase di trattative. Allora, fammi sapere, eh, certo, che noi certo, piombiamo certo, certo, certo. come no, i paparazzi. Al, momento, al okay. momento stiamo lavorando su... Ok, state preparando? Sì, sì, Perfetto. sì. sì. Allora intanto in bocca al lupo, eh, complimenti per il lavoro che fai anche per quanto riguarda il collegiale della Nazionale, è sempre bellissimo venire qua anche per noi, eh, c'è sempre un'atmosfera super serena e solare, questo lo eh. crei tu perché... Questo anche il caffè è con la moza. Adesso lo bevo, adesso mi ha promesso il caffè, caffè adesso lo accetto. La napoletana, cioè non è che è una cosa è che... È nabuledano giustamente. <ride> campione d'Italia cioè campione d'Italia pure di no, da <ride> cioè, campione, campione d'Italia so, cioè, cioè, non no. ti ammazza nessuno a te no. <ride> no, no. No, no. e no, poi verrò a è... fare una, una lezione di prova qui da voi ecco, questo ci tengo, acrobatica siete tutti tutti i testimoni che tutti gli ascoltatori di ginnastocomania giusto esatto. testo, qua, sanno che chiara sani e è stata ufficialmente <ride> invitata dal presidente della ginnastica riccione a venire a riccione a fare una lezione di workout esatto. la sera acrobatico quindi io e fare le, le, le riprese giusto? e io rivelerò il mio elemento che ha preso anche il mio nome sani che certo. consiste in una ruota e flick dove il flick è rigorosamente con gambe piegate e piedi a martello perfetto proprio per finire la lezione sani Siamo e salvi cioè. esatto. <ride> ciao. ciao ciao grazie di tutto Un saluto a tutti 5